Presidente, buongiorno. Oggetto soltanto degli interessi degli studiosi. Oggi non è più così. La grande questione dello Stato di diritto si è posta al centro della vita istituzionale, tanto a livello nazionale quanto forse soprattutto a livello sovranazionale, europeo e internazionale. Signor Presidente, oggi la sua presenza qui ne è inequivocabile testimonianza. L'incontro di oggi ci invita a svolgere qualche riflessione su questo tema così centrale per le nostre democrazie, alzando lo sguardo dall'orizzonte nazionale, ponendoci in una prospettiva europea. Ed è lì, a livello sovranazionale, che le corti di Strasburgo e Lussemburgo, qui oggi rappresentate nella persona dei loro presidenti, sono da tempo impegnate su queste tematiche. Sentiremo dalla loro voce gli sviluppi della copiosa giurisprudenza che si è andata sviluppando proprio negli ultimi anni. Non c'è libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e da quello esecutivo. E dunque è una questione di libertà. Grazie. Pensato per l'occasione, questo era un evento così straordinario che per la prima volta i Lincei hanno aperto un centro di studio sul Mezzogiorno intitolato a Giuseppe Calasso, qui alla sede. Con quello che abbiamo ascoltato poc'anzi. Questa che è la sua, una delle scritte autobiografiche di mio padre.